elettrica qua è una velocità costante su una linea retta. Possiamo quindi vedere se un oggetto ha sempre la stessa velocità su un piano sempre rettilineo. E dopo aver scaldato la sfera, appunto, vedremo come non riuscirà ad attraversare più l'anello. E immergiamo dell'acetone all'interno di questi petali, appunto con un pestello li schiacciamo e notiamo che fuoriesce un liquido più o meno dello stesso colore. Abbiamo realizzato dei diversi progetti, questo qua è uno, è del castello di Montesarchio, che abbiamo realizzato con questo programma qua, che si chiama Rinoceros. Noi abbiamo affidato ai nostri ragazzi il ruolo di accompagnare le famiglie e i ragazzi che erano interessati a conoscere sia l'offerta formativa sia le strutture della nostra scuola. E sono stati loro ad accompagnare, mentre i docenti erano nelle aule dedicate ai vari indirizzi. È una scelta che abbiamo fatto perché la scuola è per i ragazzi, è fatta dai ragazzi ed è giusto che siano loro a dare le proprie sensazioni, il proprio vissuto, a riportare questo ai loro coetanei. Noi seguiamo dei corsi con un veterinario e ci spiega appunto come ad esempio curare il coniglio, perché l'animale diciamo scelto per la pet therapy in quanto è molto socievole. Poi nella palestra di interazione che si trova alla fattoria del veterinario c'è anche l'asino e in alcuni incontri il veterinario porta anche il cane Laila, che anche il cane è scelto appunto per la pet therapy. Il progetto di pet therapy dell'Istituto Fermi, dedicato soprattutto per gli alunni diversamente abili, per farli socializzare un po' con gli animali, sono stati scelti appunto gli animali più socievoli come il coniglio, oppure il cane e anche l'asino. E poi ci sono i ragazzi di una classe, in questo caso la terza F, che hanno l'incarico di prendersi cura, in questo caso del coniglio, quindi hanno una responsabilità, ogni mattina vengono a dargli da mangiare, a cambiare la lettiera e ad accudirlo, insomma.